Ciao a tutti, io sono Sofia. E io sono Cristian. E noi siamo Berg perché ci piace la birra e amiamo la montagna. Oggi siamo stati sul Monte Castello di Gaino facendo la cresta sud e se volete vedere questo video, questa avventura, allora state attaccati. Bene, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Oggi? Cresta di Gaino. Sì, Monte Castello di Gaino. Monte Castello di Gaino. Cresta sud-ovest. Stiamo salendo di fretta perché ci sarà un'esercitazione del soccorso alpino, quindi se qualcuno di quei ragazzi, tipo 30 ragazzi, sta guardando, saluti. Ciao. Grazie per averci detto di andare lo stesso, che esatto. Da noi di solito chiudono tutto. È avvicinamento al parcheggio, vicino a una grande cisterna e pannelli solari, si segue intanto la strada. Con vista lago e si attraversa tutta la falesia. Eccoci arrivati alla via, c'è scritto qua la cresta, fianco alla via Andromeda. Secondo tiro fatto, ora su di qua. Allora, fatti i primi, diciamo, due tiri e mezzo. Sì. Il primo è protetto, bene. Si arriva una sosta ottima, dopodiché si va su avanti, secondo noi un po' a caso, infatti ora ci slegheremo e riprenderemo qua e lì qualcosa. Appunto c'è un'esercitazione piena di gente oggi. Comunque bellissimo. Bellissimo fino adesso. Bellissimo. Sì. Tutto così, la roccia è fantastica. Il Monte Pizzoccolo. Ogni tanto ci sono questi bolli gialli, tipo qua si passa nel bosco per raggiungere il prossimo balzo. Due. Non ho idea di quanti siano, perché sulle nostre top non ci sono. E niente, bello. Ottimo. Gialli e rossi. Porca. Sophie che arriva con dietro il lago di Garda. Ecco, adesso quindi su di qua c'è un altro punto rosso lì su. Bello. Schön. Sì. Loro sotto un detto. Cioè, dove non è così difficile andiamo in conserva. Ok. Ma solo dietro di stichezza della conserva. Gli altri invece vanno per il permesso. Ovvio. Andiamo al punto 3. Al bollo numero 3? Ok, bene, su di qua. Con gli altri. Yeah, nice. Bellissimo, stupendo, ma che roba, incredibile. Il terreno è un attimo così
Lì c'è un omino, mi pare, dietro la tua mano. Come direbbero i nostri uomini, una gamba. Perché frana, mica fria. Esatto. Come questa? Frana, non fria. Sì, perché Giovanni dice: quel terreno è tutto franabile. E Aldo gli dice: ma no, si dice friabile. E lui: ma guarda che il terreno frana, non fria. Ops, quello operato. Ok. Raggiunto il primo balzo, si sentono ancora degli asini che ragliano. Sofia nella selletta. E qui si va avanti e si prosegue per tutta questa cresta qua, bellissimo. Wow, fenomenale. Qui c'è uno spit, quindi la variante di quinto. Proseguiamo per la variante facile, fra virgolette. Per di qua. Da qua sembra difficilissimo. Anche se c'è da dire che cadi giù lì, insomma, cioè, nel senso, no, non... ti spacchi perché c'è una su enorme, okay. Bellissima. No, non muori, però ti fai male. Wow. Ok, bellissimo. E su di qua sarebbe la variante. Sì. Ah, ecco, è protetto, no? Ok, vabbè, ma noi andiamo avanti per la via più semplice. Quella variante di 5C può calarsi poi da questo lato, no? E poi proseguire di qua, nella selva oscura. Ecco, arrivati a questa freccia, si prosegue comunque ancora di qua per restare sul primo grado. Altrimenti di là ci sarebbero due varianti di quinto e quarto. Una di quinto e una di quarto. Cioè, per forza da fare tutte e due comunque. È un prosecco. Ah, quinto, ok. E poi quarto. Ok, vabbè, ma noi oggi stiamo sulla via più semplice, semmai torneremo a rifarla con le varianti, visto che non sapevamo com'era. Sì, anche la lunghezza. Sì. Bisogna ovviamente calcolare più tempo se si fanno tutte queste varianti, perché insomma ci si mette un po' a proteggerle e a calarsi e a far tutto quanto. Anche loro vengono di qua, comunque. Sì, sì, ma sai cosa? Secondo me seguono un po' le tracce, appunto, anche degli scarponi. Sì. Esatto. Vabbè. Avanti. In teoria no. Dopo un po', sì. Eccoci, com'era il balzo? No, è un po' più perché non si cade, ma però è facile. Ok, quindi al numero 5 si va a sinistra. Ora? Ora... Dentro, no? Dentro, tipo, è strettissimo. Ok. Un po' stretto. Stretto, angusto? Strettino. Devi essere okay. Magro. E su di qua. Ora siamo, penso, quasi all'anticima. Molto bello. Massimo terzo, quarto. Ci sono due varianti da fare. In base alla variante che si decide di fare. La via normale, se no è massimo terzo. Ecco qui che arriva. E ora... si prosegue di qua.
è prima dell'ultima freccia a sinistra. Quindi io vado di qua. Assolutamente sì, se non vuoi fare la variante di non si sa cosa che va su dall'altra. Infatti c'è anche... Dove? Sì sì, ma è di là. Sicuramente. Se passate in un canale è tutto terroso, è giusto? La freccia indica di là. Ormai è diventato abbastanza facile. E vista su Toscolano e Garda. E avanti. Sette. C'è il numero 7. Lì c'è un omino. Quella è l'anticima? No. Questa è l'anticima, mi sa. Cima, croce e cumbre. Sì, va bene. Bello questo però. Figata, cioè veramente stupendo. La ripresa da qua? Sì. Mi raccomando, eh. Sì, sì, qua c'è un chiodo infatti, dentro. Guarda che... Allora, se scopro che era di quinto... No, no. No, dai, stai andando su veramente troppo. Wow. Beh, qua è proprio giusto per te. Cioè? Aufschwung secondo me per la croce, penso più o meno è il 10 e su quanti? Chi lo sa? Ci siamo! Dai, dai! Ah sì, siamo arrivati. Circa 2 ore e 40, percorrendo solo 2 tiri e mezzo con la corda, il resto andando senza. Sì. Bellissimo, stupendo, sì, giro bellissimo. Uno può anche scegliersi un po' il percorso più facile, esatto. Comunque ci sono dei bolli ogni tanto. Ci non sono varie varianti. Ci sono tantissime varianti. Esatto. Non di là, ma di qua, seguendo i segni alla fine. Esatto, con il cordino giù nel bosco. A questo punto, venendo da lì, dopo le corde fisse, si prosegue qui su verso Gaino. Ecco, ultimo spottino, nice view da queste creste. Bello! Lì c'è una Madonna anche. Dove? Lì dietro di te. Ah sì. Ecco, appena si prende l'altro sentiero, diciamo, c'è questo spottino ancora per vedere il lago e la cima. E ora si scende verso le birre. Le classiche discese
dalle cose che fanno gli arrampicatori, dall'altra tutto il cordino ben tenuto che da noi una corda. Sono molto comoda. Ho capito che sei comoda, ma è ancora più comoda la seggiola con la birra, te lo garantisco. Se a un certo punto c'è del sali e scendi nella discesa, è giusto. Sì. Di nuovo al punto di partenza, qui eravamo partiti. Ecco. Tra l'altro qua c'è pure scritto solo non transitare durante i temporali, perché giustamente potrebbe esserci il rischio. Ecco. Qui si vede tutta la cresta che abbiamo fatto. Bellissima. Stupendo. E la croce lì su in cima anche si vede. Wow. Zetlo Pio. Siamo qua al passo di Santa Barbara. Domani andiamo sul Monte Stivo a farci una bella passeggiata. Lì ci sono le griglie. E niente, che dire. Cin, innanzitutto. Monte Castello di Gaino, cresta sud. Top. La cresta sud del Monte Castello di Gaino è una cresta di circa 650 metri e in linea di massima il grado massimo è terzo più, però ci sono delle varianti di quarto, quinto e anche sesto se uno vuole, insomma. Bellissimo, consigliato, un giro diverso. Noi alla fine ci abbiamo messo tre ore scarse, però bellissimo e niente. A posto? Dai, allora ci si vede nel prossimo. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.